Se voi esistete, lo dovete a noi. Se siete vivi, se siete come siete, lo dovete a noi. Se respirate, lo dovete a noi. Se sapete che esiste il sole, lo dovete a noi. Voi non sapete nemmeno chi siamo. Sui vostri sterili e ridicoli libri di storia, in mezzo a fiumi di parole, spesso non siamo nemmeno nominati. Quindi imparate i nostri nomi. Ricordate la nostra storia. Jacob è il nome scritto sulla mia lapide. Sono stato il marito di una donna amata e avere il diritto di amarla non è stato facile. Sono stato padre di figli adorati e lasciarli non è stato facile. Sono stato un ussaro alato e do per scontato che molti di voi non sappiano nemmeno cosa voglio dire. Eppure voi esistete così come siete, perché noi, gli ussari alati, abbiamo combattuto e abbiamo vinto a Vienna, come Giovanni d'Austria aveva vinto a Lepanto. Siamo qui con Silvana De Mari e con lei vogliamo soffermarci soprattutto sul suo libro Ora Pro Nobis. E la prima cosa che si chiede a un autore è naturalmente come è venuta l'idea, cioè qual è stato lo spunto iniziale che ha mosso tutta questa creazione. Lo spunto iniziale è la battaglia di Vienna, che le persone non conoscono. Ah, tra l'altro, buongiorno a tutti, mi scuso per i capelli, ma come si può notare ho un ventilatore a 4 cm, adoro i ventilatori, tengo lontano sia il caldo che le zanzare. E torniamo a noi. Moltissime persone non hanno neanche mai sentito nominare gli ussari alati, eppure gli ussari alati sono decisamente calucci, con le loro ali sulle spalle, sono decisamente coreografici. Inoltre una cavalleria che per 120 anni non è mai stata sconfitta. Ci sono state due battaglie in cui hanno combattuto con un'inferiorità numerica di 1 a 10 e hanno stravinto. La Polonia era un regno molto grande che includeva anche l'Ucraina, il che non è stato bello né per la Polonia né per l'Ucraina, ci sono state le rivolte cosacche di una feroce apocalittica. La Polonia era in confederazione con la Lituania, che a sua volta era una nazione molto grossa perché includeva anche la Bielorussia, ed era una nazione potentissima dal punto di vista militare, che ha continuato a combattere, a vincere, a nord contro gli svedesi, a est contro i russi, a ovest contro gli Asburgo, contro gli austriaci, a sud contro i tartari. E nel 1683, di nuovo, l'impero ottomano decide di includere Vienna. Ci aveva già provato nel 1500, era andato sul Mare Magnifico, era arrivato, aveva stretto l'assedio alla città, ma la città aveva mura potentissime e difensori impavidi. E a un certo punto, qual è il punto fragile degli assedi? Gli approvvigionamenti. Tenete presente che un uomo per stare in piedi deve avere bisogno di almeno un chilo di pane, lo moltiplicate per un esercito, un cavallo ha bisogno della biada. Quindi a un certo punto la fame attanagliò gli assedianti e Solimano il Magnifico dovette levare l'assedio. Lui aveva detto arrivando: io mangerò la mia colazione nella cattedrale di Vienna. Il giorno in cui andò via gli arrivò un dispaccio dalla città: signore, la vostra colazione si sta raffreddando. L'impero ottomano è incassato ma è ripartito il secolo successivo. Nel 1683 partì un esercito di 300.000 uomini, una cifra folle, assurda, enorme, che includevano 200.000 combattenti e 100.000 persone che dovevano costituire la corte, perché era assolutamente certo che avrebbero preso Vienna, non solo, ma per Vienna erano troppi. Quindi dopo Vienna c'era Roma. Quindi il sultano scelse Kara Mustafa per comandare questo esercito. E qui la provvidenza cominciò a farsi sentire, perché Kara Mustafa, primo, non credeva in Italia, secondo, era scemo. Però dal punto di vista politico era perfetto, inoltre era molto credente, fu scelto per motivi, non sapeva, peraltro, il sultano partì dal presupposto che con un esercito di 300.000 uomini non era possibile fallire. Secondo gravissimo errore. Primo errore, sceglie un militare. Secondo gravissimo errore, non dare per scontato di avere la vittoria in tasca. Siccome dava per scontato di avere la vittoria in tasca, il sultano mandò una lettera terribile all'imperatore d'Austria, che era Leopoldo I. L'impero ottomano e Leopoldo I avevano tra di loro un patto di non aggressione, che era quasi un patto di alleanza. Non so se avete presente il patto di Ribbentrop-Molotov, cioè una roba così.
E Leopoldo I d'Austria, ad Asburgo, che anche questo non era molto intelligente, però insomma questo c'era sul mercato, non aveva capito che nell'Islam non esiste la pace, perché l'Islam ha l'ordine di Maometto di conquistare militarmente il mondo, è scritto sul Corano, se volete leggerlo, ma esiste la tregua fino a quando non sei più forte. Quindi lui pensava di essere in pace, e invece era in tregua. Nel momento in cui gli altri diventano più forti, gli mandano una lettera, e su questa lettera c'è scritto: tu cane di infedele, io vado a prendere la tua capitale. Il sultano si entusiasma, forte di questo esercito di 300.000 uomini, e la stessa lettera la manda anche al re di Polonia, che non c'entrava un accidente. Il re di Polonia è Gian Sobieski. Gian Sobieski è un re elettivo. In Polonia i re li eleggevano, e l'hanno eletto perché era un militare incredibile, e a capo dei suoi spaventosi ussari alati, 3.000 soldati, 5.000, la cavalleria pesante più bella e più forte d'Europa, armati fino ai denti, addestrati in maniera incredibile, con una fortissima comunicazione tra di loro, per cui in un campo di battaglia quello che conta è la comunicazione. Da anni stava massacrando i tartari. I tartari, che accidenti sono? Il Gran Khan di Crimea, sul confine meridionale d'Europa, stava continuando a attaccare e soprattutto a rapire. Noi siamo abituati, quando si dice la parola schiavo, a pensare allo schiavo in Alabama. Noi siamo stati schiavi. Sono milioni gli europei rubati dai saraceni sul Mar Mediterraneo. Ho dedicato un libro sulle aree della libertà. E sono milioni i polacchi, i cosacchi e anche gli ebrei rapiti dai tartari sul confine meridionale dell'Ucraina. E quindi il Gran Sultano odia Sobieski, e anche lui scrive la stessa lettera, fa copia e incolla, che era che si poteva fare: tu cane di infedele, io vado a prendere la tua capitale. Sobieski dice vabbè, e la mette lì. Dopodiché parte questo esercito, prendendo tutto quello che trova sulla sua strada, anche perché questi devono sommare 300.000 persone. Le città che si arrendono hanno salva la vita, vengono solamente depredate, per qualche stupro lo subiscono. Quelle che non si arrendono vengono massacrate. E finalmente, a primi di luglio, la città viene cinta d'assedio. Leopoldo I, Leopoldo d'Austria, è già scappato. Ha detto ai viennesi: ragazzi, fatemi vedere quanto siete bravi, io vado a cercare soccorsi. Tirandosi dietro i ricchi e i nobili, in città è rimasto il popolo. È rimasto il popolo, sono rimasti i sacerdoti, sono rimaste le suore, sono rimaste le campane che sono legate. Ed è rimasto il principe von Stroheim con 15.000 uomini, ne ha contro 300.000, che difende disperatamente la città. A questo punto il Papa prende carta, penna e calamaio e scrive a tutti i re cattolici: fate una lega santa come quella che ha vinto Lepanto e fermate questo. Gli risponde Sobieski dicendo: santità, se Roma verrà attaccata io vengo a salvarla, ma che la Polonia combatta per l'Austria è impensabile, è un nostro nemico storico. E allora c'è Marco Deviano che riesce un monaco italiano, che è il beato Marco Deviano, che fa da tramite, che riesce a far capire a Sobieski che dopo Vienna c'è Roma, ma c'è anche Varsavia, che una volta che è caduta Vienna cade Varsavia, cade Kiev, cade tutto. E Sobieski lo capisce, fa questa cosa folle, va a giocarsi l'esercito polacco a Vienna. Questo povero uomo ha una moglie francese, i francesi ovviamente sono alleati con gli ottomani, e quando mai, ma il Papa riesce a storcere persino loro di queste linee. E si fa questa lega santa quindi ha una componente ovviamente di tedeschi, di austriaci, di imperiali, c'è anche Eugenio di Savoia con gli italiani, e poi arrivano i polacchi. E i polacchi hanno questa armata costituita dagli ussarati di Polonia, che hanno sugli stendardi Nostra Signora, Santa De Gentis, Regina Polonia, ora pro nobis, che con la testa schiaccia che col piede schiaccia la testa al drago. Hanno i dragoni polacchi, cattolici, hanno i cavalieri lituani, in parte protestanti, e nelle loro chiese sta dicendo: avete visto l'ira di Dio arrivata sui cattolici a Vienna? E di fianco hanno i cosacchi, con cui si sono menati con una violenza inenarrabile fino a pochi decenni prima, ma davanti al nemico etnico si sono coalizzati. E i cosacchi sono ortodossi e vanno tutti a combattere per Vienna. E quindi Sobieski, che è un re elettivo, quindi ha già litigato con la moglie, anche perché lui si tira dietro il figlio Jacob di 16 anni che parteciperà a questa carica leggendaria, litiga col suo parlamento, dice: che caspita stai andando a fare, vai a giocare il nostro esercito, ma che ci frega noi degli austriaci, stai scherzando, sei impazzito? E parte con questi suoi 20.000 uomini
che arrivano fino in Austria. Guardate che 20.000 uomini che si spostano sono una tragedia. 20.000 uomini arrivano in una città e ogni uomo, ogni giorno, deve mangiare, bere e defecare. Queste tre operazioni moltiplicate per 20.000 sono una catastrofe. Passano in una città e la lasciano lasciandosi alle spalle le dispense vuote, portano via fino agli ultimi 5 grammi di farina, questi d'inverno che parlano di fame. I cavalli fanno fuori tutta la biada e si lasciano alle spalle uno strato uniforme di materiale innominabile. Quindi voi immaginate i polacchi che guardano il loro esercito, quindi il loro quartiere, che vanno a combattere per gli austriaci. Quindi Sobieski parte tirandosi dietro l'esercito più esterrefatto e perplesso che si sia mai visto dentro dei tempi. Questi stanno andando a combattere per gli austriaci, loro, vabbè. Però Sobieski viene da est, quindi per arrivare sul campo da battaglia il suo esercito è costretto a passare in un punto già occupato dagli ottomani. Quindi questi si trovano di fronte alla gente impalata, alla gente crocifissa. Tenete presente che gli ottomani terrorizzavano la gente con la ferocia, è un sistema che oggettivamente funziona, ma quando ti trovi di fronte ai forti questi si arrabbiano. Davanti alle mura di Vienna il Kara Mustafa aveva fatto uccidere 6.000 ostaggi tra impiccati e crocifissi. Quindi i polacchi passano in mezzo a questi morti e diventano delle belve. Queste arriveranno sul suo, sulla Vienna, che sono molto più arrabbiate degli altri, sono loro che vinceranno la battaglia. A nord di Vienna c'è un monte, il Monte Kahlenberg. È un monte piuttosto ossuto, molto ricoperto di una sedia impenetrabile. Appena arrivato a Vienna, Kara Mustafa, che è stupido, e come molti stupidi, rifiuta i consigli corretti, si è trovato di fronte i suoi generali e soprattutto il Grand Khan di Tartari, che è uno che è in grado di intendere di volere, che gli ha spiegato: devi andare a prendere il Kahlenberg. Cioè, perché? Perché è scritto al capitolo 1, paragrafo A del manuale del piccolo conquistatore, se c'è un'altura sul tuo campo di battaglia tu ci devi stare sopra. L'altro dice: non dite fesserie, sul Kahlenberg non ci passa nemmeno una capra, anzi ci fa da difesa naturale, da lì non arriva nessuno. Quindi dalla parte del Kahlenberg l'enorme accampamento ottomano, molto più grosso della città, non ha difese. Le difese sono di due tipi, le trincee e le palizzate. Le palizzate sono dei pali messi obliqui appuntiti, la cui larghezza è inferiore alla larghezza di un cavallo, e lì la cavalleria non passa. Quindi, motivo per cui gli ussaralati ovunque vadano si tirano dietro i calloni, così se mi hai messo la palizzata te la tiro giù a cannonata e poi passo con la carica. Il piano è questo. La notte tra l'11 e il 12 settembre i polacchi vanno sul Monte Kahlenberg, si scolpiscono una strada a colpi di piccone e di pala e arrivano sul Monte Kahlenberg loro, i cannoni e i cavalli. Al mattino del 12 gli imperiali attaccano. I polacchi in realtà non attaccano, non sono da nessuna parte, perché salire sul Kahlenberg, loro hanno fatto la sbuffonata dicendo noi le strade ce le facciamo, in realtà ragazzi è stato molto più duro di quanto pensavano. In più si è messo, e se è stato un temporale, sono sprofondati nel fango loro i cannoni e i cavalli, si sono persi un pezzo dell'armata che ha sbagliato crinale e poi l'ha recuperata. Loro dovevano attaccare al mattino, arrivano sulla cima del Kahlenberg a mezzogiorno. Quindi alle 8 del mattino gli imperiali attaccano, i polacchi non sono da nessuna parte, e gli imperiali cominciano a fare un giochino, attaccomi di tiro, attaccomi di tiro, attaccomi di tiro, anche perché aspettano che gli altri arrivino. Kara Mustafa, che come sempre non ha capito niente, dice: oh guarda, non ci sono i polacchi. Ah, l'avevo detto io che mai più Sobieski mi avrebbe attaccato. Quindi ha fatto finta di venire per far contento il Papa, ha visto il mio esercito, se ne sta andando. Allora, tu sai benissimo che i polacchi ci sono perché le tue spie ti hanno avvertita. Comincia a cercarli. Quindi lui dà ordine di continuare l'attacco. L'attacco lo stanno facendo i giannizzeri. Chi sono i giannizzeri? I giannizzeri sono truppe d'élite. Sì, forse anche, in realtà sono truppe servili, sono schiavi. Sono bambini rubati, bambini in Albania, ma anche in Ucraina, sono bambini cristiani. I maschietti vengono più forti, vengono presi, che hanno 2, 3, 4 anni, vengono tirati su in scuole militari durissime, quelli che sopravvivono diventano giannizzeri. I giannizzeri non possono sposarsi, non possono avere figli, se vengono presi prigionieri nessuno paga il riscatto, la loro unica consolazione è quando finalmente prendono una città a stuprare donne. L'attacco l'hanno fatto loro e solo loro. Perché Kara Mustafa non vuole sprecare le sue truppe belle, quindi gli giannizzeri sono sconvolti. Gli ottomani mettono della polvere da sparo, scavando dei tunnel, sono riusciti a far crollare un muraglione esterno, ma
non è crollato del tutto, quindi col concetto delle termopili, essendoci una strettoia, i difensori stanno continuando a difendere. I generali e il Khan di Crimea dicono a cara Mustafa: senti, lascia perdere, vieni a prendere domani, prendi Giannizzeri, andiamo tutti contro gli imperiali. I tartari, che sono una cavalleria molto veloce, li aggirano da dietro così non possono più fare questo giochino, li massacriamo, domani prendiamo Vienna. Ma lui è certo di prendere Vienna, quindi no, i Giannizzeri restano dove sono perché Vienna la prendiamo oggi. I tartari, a voi non vi voglio tra i piedi, perché siete un branco di bifolchi, vero, fate le razzie, vero, anche vero che non gli è dato da mangiare, e mangiate la carne macita dei vostri cavalli, vero, anche questo, ma tanto tu non gli hai dato da mangiare, e io voglio l'onore di prendere Vienna da soli, quindi voi vi levate dei piedi, non vi voglio. Quindi i tartari tornano al loro accampamento e cominciano a impacchettarsi le tende. A questo punto, a mezzogiorno, finalmente gli ustri alati sono sulla cima del Kaliber. Marco Deviario gli dice la messa, con cui tra l'altro sono tutti assolti, addirittura beccati, e questi cominciano dal Kaliber questa carica leggendaria. Una volta che sono su un Kaliber, loro fanno sparare i cannoni. Non che sono cannoni del 1600, non sono obici della Seconda Guerra Mondiale, non sono in grado di sparare sull'accampamento, ma anche perché se si sono portati dietro, dando per scontato che troverà le palizzate, c'è niente, comunque vabbè. Nel momento in cui quei cannoni sparano, avete presente nel Signore degli Anelli quando l'anello del potere finisce nella lava? È così. Gli ottomani crollano. Sono stati lì 2 mesi a fare campeggio, hanno perso 20.000 uomini di gastroenterocolite e stanno crepando di fame. Non sono andati sul Kaliber perché non ci passa nemmeno una capra. I polacchi sono sul Kaliber con i cannoni e i cavalli. Quindi i polacchi sono esseri superiori, loro sono dei deficienti, ma soprattutto sono dei deficienti i loro capi. Inoltre, nessuno gli ha avvertiti che c'erano i polacchi. Tutti, al primo colpo di cannone, tutti alzano gli occhi, tutti riconoscono le inconfondibili ali degli ursi alati, sono descritte dai loro cronisti. Abbiamo alzato gli occhi, c'era questo bianco delle ali con l'acciaio. E sono il loro nemico storico che gli sta riempendo di botte da più di un secolo. E le alternative sono due: o i loro capi sapevano che c'erano i polacchi e non l'hanno detto a loro, allora sono dei deficienti, perché se uno gli avesse detto al mattino, loro facevano ancora in tempo a tirare sulle palizzate, oppure i loro capi non sapevano ci sarebbero stati anche i polacchi, allora sono dei deficienti. Anche dal punto di vista politico, i loro capi sono stati dei geni, perché sono riusciti a buttargli sul campo di battaglia i polacchi che non c'entravano un fico. Gli ottomani crollano, non gliene frega più niente di niente, sono terrorizzati. Gli ussari alati caricano, i loro primi 120 muoiono, perché quelli che caricano si trovano davanti al fuoco di tutta la fanteria, ma sfondano. E quindi comincia questa battaglia e a un certo punto Kara Mustafa scapperà. Ma i generali ottomani hanno ancora una carta da giocare. Nel momento in cui gli ussari alati caricano, scendono dal Kaliber, alla base del Kaliber, loro non lo sanno, ci sono i tartari. I tartari potrebbero ancora fermare tutto e salvare la battaglia, perché se si ficcano di lato gli bloccano la carica. Ma i tartari gli hanno detto che si mangia la carne macita dei loro cavalli, loro se ne vanno senza combattere, passano ancora dall'accampamento, dicono a cara Mustafa: tu hai detto che io mangio la carne macita dei miei cavalli, io per te non combatto. Quindi loro riescono a sfondare, ma la battaglia è molto dura perché gli altri hanno una superiorità numerica spaventosa. E a questo punto i generali ottomani si rendono conto, non è difficile, che il centro dell'attacco sono gli ustri alati, e al centro dell'attacco c'è Sobieski. Quindi spingono tutte le loro forze per isolare gli ustri alati dal resto dell'esercito. Di questo si rende conto dall'alto delle mura di Vienna il principe von Spreider. I giannizzeri hanno smesso di attaccare perché sono andati a combattere con gli altri, in realtà a questo punto scappano anche loro. E lui è riuscito a conservare in questo assedio terribile, dove la gente moriva di fame, 2.000 cavalli da guerra. Quindi 2.000 sono cavalli che non si digeriscono per i colpi. E quindi prende i suoi ultimi uomini, fa aprire queste porte, mentre le campane di Vienna suonano una festa, parte con quest'ultima carica in soccorso agli ussari alati. Questi non fanno sconti a nessuno. Sono stati 2 mesi a sentire i giannizzeri: io prenderò la tua città, prenderò le tue donne. Hanno visto 2/3 dei loro compagni cadere. Ognuno di loro ha un padre, un fratello, un figlio morto di gastroenterocolite buttato nelle fondamenta della capitale. Quindi arrivano, sbloccano l'assedio agli ussari alati, e in questo momento i generali ottomani si rendono conto del disastro e abbandonano il campo di battaglia, avendo ancora un'enorme superiorità numerica. E questa battaglia è straordinaria, bisognava parlarne. Il protagonista è Jakub, un polacco nato in Ucraina, che ha una storia anche sconvolgente.
cioè, ha visto sua madre morire, col fratellino neonato, morire morta ammazzata, eccetera. E non voglio raccontarvi il libro, ma c'è un punto fondamentale. C'è un bambino che non sarebbe neanche mai dovuto essere concepito, che non dovrebbe esistere, che diventa la pietra d'angolo. Quindi la pietra scattata diventa la pietra d'angolo. Senti Silvana, naturalmente rievocare queste battaglie epocali, soprattutto quelle dello scontro frontale fra le due civiltà, quindi Lepanto, quindi Vienna, quindi Poitiers, è sempre un insegnamento grosso. Perché secondo te è utile, interessante, è importante, se vogliamo usare questa parola, riscoprirle in questo momento storico? Perché noi non conosciamo la nostra storia. In primo luogo molte persone ignorano che noi siamo stati schiavi. Siamo stati schiavi sul Mediterraneo, siamo stati schiavi sulla frontiera dell'Ucraina. Lo schiavismo non esiste più perché noi l'abbiamo abolito. Mentre molti sono convinti che noi siamo stati gli unici schiavi, al contrario. Siamo stati vittime di uno schiavismo veramente durissimo. E siamo liberi non perché gli altri siano buoni, ma perché abbiamo combattuto e abbiamo vinto. Abbiamo vinto a Lepanto, abbiamo vinto a Vienna. Ed è importante che le persone conoscano la loro storia. Conoscano la loro storia e imparino a essere fieri. Abbiamo combattuto e abbiamo vinto perché eravamo credenti e quindi non avevamo paura della morte, non solo, ma abbiamo creato anche questa civiltà magnifica. Noi siamo coloro che hanno eretto cattedrali. Il libro è scritto dal punto di vista di Jacob, e Jacob nel momento in cui parla è già morto, quindi è scritto dal punto di vista di un uomo che è già nel regno della morte. Questo gli dà una conoscenza totale, quindi lui fa dei commenti anche sulla nostra epoca, sulla seconda guerra mondiale, ed è molto bello perché noi dobbiamo anche imparare a non aver paura della morte, perché la morte, come spiega Giacomo nelle prime righe, è una porta che si apre sull'infinito. Senti, tornando sulla figura di Sobieski, Sobieski era anche un poeta? Certamente, era un uomo, oggi diremo a 360 gradi, come moltissime persone della sua epoca. La specializzazione l'abbiamo inventata noi e non è stata una grande invenzione. Sì, sono rimasti anche i suoi testi dedicati appunto alla moglie che citavi, delle lettere e delle riflessioni molto importanti. Tra l'altro la nostra storia, tu dicevi giustamente, non la conosciamo, eppure sta dappertutto. Chi entra ai Musei Vaticani troverà nelle prime sale i dipinti che ricordano la battaglia di Vienna. È pieno di testimonianze storiche, noi ci passiamo vicino e non sappiamo quello che ci dicono, quindi noi ti dobbiamo ringraziare più di una volta per averci permesso di dare spessore a questi ricordi che altrimenti rimarrebbero incompresi. E l'altra cosa importante è il tradimento. La battaglia di Vienna va ricordata perché è la battaglia perfetta, il coraggio perfetto, ma anche il tradimento perfetto. Leopoldo I non perdona mai a Sobieski di essere entrato lui per primo a Vienna, in questa città che lo adorava, per cui tutti i bambini nati dopo la battaglia furono chiamati Giovanni. Alla morte di Sobieski tutti davano per scontato che gli sarebbe succeduto suo figlio Giacomo, il ragazzo che a 16 anni aveva partecipato alla carica leggendaria e che lui aveva sempre tenuto vicino a sé come braccio destro, proprio perché sapesse fare il re. Al contrario, l'enorme fiume di denaro che arrivò da Vienna corruppe gli elettori polacchi, che elessero un re tedesco che ricominciò il declino della Polonia. Addirittura Giacomo Sobieski e suo fratello, quando protestarono, finirono fisicamente in prigione per 2 anni. E quindi lì comincia il declino spaventoso della Polonia. Dopo pochissimo la Polonia non esisterà più nemmeno come Stato. Sì, c'è anche una sorta di ingratitudine della storia momentanea, poi dopo i grandi rimangono comunque. Ma mica tanto momentanea, la ferocia e la violenza di Hitler contro la Polonia è sconvolgente. Sì, no, ma io parlavo della seconda parte della vita di Sobieski, no? Dove un po' come Churchill ha salvato, poi bisogna fare i distinguo storici naturalmente, no? Però c'è una parabola in cui lì per lì il popolo non si rende conto della grandezza dell'atto che è stato compiuto.
Certo, anche perché, insisto, lui era andato a giocarsi l'esercito della Polonia, la battaglia l'avevano vinta, ma insomma avevo anche potuto perdere, in questo caso sarebbe stata una catastrofe assoluta, perché a questo punto si lasciava sguarnita la frontiera meridionale della Federazione Polacca. E quindi le ho fatto questo gesto incredibile, questa battaglia incredibile, vinta con una inferiorità numerica enorme. Ho l'altissimo onore di appartenere alla nazione polacca, anche se sono nato in Ucraina. È una terra aspra e magnifica, madre amata e odiata, luogo di dolore e di luce. La mia tomba si trova in Bielorussia, altra madre detestata e diletta. Se volete il libro firmato con la dedica, cercatelo su www.empoliasdm.com. Empolia SDM è una minuscola piattaforma con cui facciamo una minuscola concorrenza a Amazon, siamo veramente delle formichine, ma è un posto gestito da persone molto motivate. Tutti i libri che trovate hanno un senso. Trovate libri su 68, sulla storia, sui nostri rapporti con l'Islam, su cosa vuol dire essere un uomo, su cosa vuol dire essere una donna, e trovate anche i miei libri, tra cui Orato Nobis, che è un libro bellissimo. Sì, lo metteremo per i nostri followers, diciamo, del canale, lo metteremo nelle note, come fanno a mettersi in contatto con questa piattaforma. Quindi noi ti ringraziamo ancora, Silvana, e naturalmente al prossimo libro, al prossimo incontro, alle prossime riflessioni, sperando che i tuoi lettori, almeno un buon numero dei tuoi lettori, che sono sempre tanti, colgano queste sollecitazioni che tu continuamente gli fai, per chiamarli in fondo alla buona battaglia. Dai, in fondo il nostro scopo è anche quello, no? Certamente. E quindi, Santa De Gentis, Regina Mundi, ora pro nobis. Sempre. Morire non è stato facile. Chiunque vi dica il contrario vi sta mentendo. Ma quando finalmente il mio corpo ha trovato la pace, la mia mente ha avuto la conoscenza totale, il primo grandissimo dono della morte, il più grande, è che la morte è la porta che si apre all'infinito. E l'infinito è il nostro destino. Non temetela. Non sacrificate mai l'essere liberi al poter sopravvivere. È uno scambio assurdo, come prendere i soldi a usura. Chi permette che la sua libertà sia annientata per avere salva la vita, perderà entrambi.